Allora, buongiorno, intanto vi presento il mio ospite di oggi che è Fabio Dessì di Arame. Esattamente lei che cosa è nell'associazione degli agenti di commercio? Io sono un socio Arame Lombardia e mi sono spesso occupato di organizzazione di eventi, di argomenti scientifici, accademici, visti anche i miei trascorsi di collaborazione. Ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con l'Università Bocconi per diversi anni. Benissimo, allora perché siamo qui quest'oggi? Perché la vostra associazione Arame, ricordiamolo, ha in programma il 26 di maggio a Roma un proprio evento nell'ambito di una manifestazione ben più grossa che è il forum, se non sbaglio, degli agenti. Sì, esatto, abbiamo sentito il bisogno e la necessità e il desiderio di organizzare questo evento, perché di Industria 4.0 se ne parla tutti i giorni sui giornali, però poi concretamente che sviluppi e che riflessi e che impatto potrà avere sulla categoria degli agenti, ma anche su tutti gli operatori e sugli utenti, di questo se ne sa ancora poco. Allora, per fare questo ci siamo rivolti, anche se noi abbiamo continui rapporti di filiera con i nostri interlocutori, ma ci siamo rivolti ad un'Università Bocconi, perché è un osservatorio privilegiato che ci consente di capire e di studiare questo fenomeno e quindi di valutare che impatto potrà avere sulla nostra professione. Abbiamo chiamato il professor Andrea Lanza, che quindi verrà in occasione della nostra assemblea di questo evento che creeremo durante il Forum Agenti di Roma, venerdì 26 maggio alle 14 a Roma, alla Fiera di Roma, per parlare ed approfondire proprio questi argomenti sull'Industria 4.0 e sui riflessi che potrà avere sulla professione dell'agente rappresentante di commercio. Benissimo, facciamo solo un passo indietro. Arame, che cos'è, chi è, quanti siete, dove siete, cosa fate? Dunque, Arame è l'associazione che raggruppa tutti i rappresentanti di maggiori. Io lo so ovviamente questo, però. Maggiori rappresentanti di materiale elettrico della nostra categoria, la maggior parte lavora con la distribuzione, qualcuno come il mio caso, siamo a monte nella filiera, quindi lavoriamo con l'industria, sono diverse centinaia, vorrei dire di migliaia di operatori, perché ogni agenzia Arame ha molti collaboratori per la promozione sul territorio e quindi copriamo tutto il territorio nazionale. Dialoghiamo concretamente e abitualmente con i nostri interlocutori di filiera, quindi principalmente ANIE ed FME. Parliamo ora di Industria 4.0. Le nuove tecnologie di questa, che è l'ultima novità, il Dernier Cri, sono già arrivate nel vostro settore? Allora, le tecnologie sono già presenti. Posso fare un esempio per quanto riguarda già il nostro mondo, il mio mondo dell'illuminazione. Abbiamo già dei moduli LED che vanno all'interno degli apparecchi di illuminazione, che hanno all'interno dei beacon. Questa parola ne sentirete parlare nei prossimi anni. Questi beacon sono come dei ricettori, chiamiamoli delle antennine che sono all'interno di questi moduli LED e dialogano via Bluetooth con i nostri smartphone e con i computer, quindi se siamo all'interno di un punto vendita e abbiamo l'app di questo punto vendita, o siamo in un museo e siamo di fronte a un quadro, o siamo in una piazza all'esterno, tramite questi ricettori possiamo ricevere delle informazioni e a nostro modo trasmettiamo loro delle informazioni, quindi questo può aprire una frontiera enorme nel digital marketing, nel proximity marketing, perché rappresenta anche un modo per dare informazioni all'utente, al consumatore sul punto vendita dove si trova e quindi trasmettergli tutta una serie di comunicazioni e di informazioni. La cosa incredibile è che questa tecnologia è già disponibile, ci sono già alcuni clienti che stanno partendo, saranno i pionieri, saranno quelli quindi che investendo per primi in questo campo avranno poi un vantaggio competitivo. È una tecnologia già presente che chiede solo di essere adottata e implementata, anche perché la luce rappresenta una delle infrastrutture più presenti sul territorio e quindi può servire proprio per divulgare tutto questo sistema di connessione. Quindi la risposta alla mia domanda è sì, in sostanza, con tutto certamente quello che lei ha detto di importante. Benissimo. Certamente, questo è un esempio, ma ovviamente certo, poi nel campo industriale ci saranno tanti esempi, ma è anche per questo che abbiamo voluto creare questo evento, proprio per capirne di più e per capire tutti i riflessi, perché questa è una rivoluzione tecnologica veramente di grandissima portata. Allora, le rivoluzioni portano sempre delle grandi novità, ma qualche volta qualche doloroso sacrificio. Chi resiste però poi ne ha un grande giovamento. Ecco, per quanto riguarda il vostro settore, gli agenti di commercio, questa Industria 4.0,
che cosa potrebbe sortire? Allora, anche questo è uno degli argomenti che approfondiremo durante questo evento. Certamente ci sono degli studi anche preoccupanti dall'inchiesta a McKinsey che dicono che molte professioni verranno spazzate via dall'automazione e dalla robotizzazione. Addirittura il World Economic Forum parla di 7 milioni di posti di lavoro che scompariranno da qui al 2020. È vero che se ne creeranno 2 milioni, però il saldo rimane negativo, quindi ovviamente c'è una preoccupazione. Ma io credo che per quanto riguarda la nostra categoria, che sarà chiamata a facilitare la diffusione di queste tecnologie, e penso che se avrà la capacità di rinnovarsi, di formarsi e di seguire questo evento e questa rivoluzione tecnologica, penso che avrà sicuramente delle grandi potenzialità nel prossimo futuro, e in questo modo potrà anche contribuire alla crescita della domanda interna, cosa di cui il nostro paese e il nostro PIL ha molto bisogno. Ma l'importante, credo, è avere la capacità di analizzare strategicamente quello che può essere il futuro della professione. Noi dobbiamo cercare di capire, e questo è il compito anche dell'associazione, dare ai nostri associati degli strumenti per capire cosa sarà questa professione tra 5-10 anni. Questo penso che sia anche il compito nostro come associazione, per dare un servizio ai nostri associati. Dunque, quindi si parla di digitalizzazione e soprattutto in quello che voi dovrete sforzarvi di fare, cioè trovare un vostro spazio in questo mondo digitalizzato. Certo, esatto. La digitalizzazione comporta una rivoluzione tecnologica, comporta una formazione anche diversa, comporta anche degli interlocutori diversi, quindi sarà importante per gli agenti anche lavorare con aziende mandanti che investono in questo campo, nell'internet delle cose, nell'IoT. D'altra parte oggi ci sono anche tutta una serie di incentivi messi a disposizione dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, che favoriscono questa rivoluzione tecnologica, e quindi sarà molto importante per gli agenti cercare di cavalcare l'onda e quindi lavorare con aziende innovative in questo campo, perché se si rimane ancorati su aziende che rimangono sulla old economy e non vedono questa, la portata strategica che potrà avere questo settore, allora si rischia di andare verso un declino inevitabile. Bene, ribadiamo l'appuntamento il 26 di maggio a Roma, lo vuol dire? Esatto, lei? Esatto, allora 26 maggio alla Fiera di Roma, durante questo evento che è il Forum Agenti Roma, ci sarà questo evento su Industria 4.0, dove parteciperà il professor Andrea Lanza di SDA Bocconi, quindi venerdì 26 maggio, ore 14, Forum Agenti, Fiera di Roma.